E visto, come abbiamo detto, che a noi ci piace gestire le cose direttamente, le interviste le faccio io ai miei attori, ai miei grandi artisti. Fabiola, sono felice che tu sia qua, sono felice che in queste ultime 48 ore ti hanno visto protagonista qua a Venezia con la premiere ieri sera di Finalmente l'Alba, con questo evento dedicato fondamentalmente anche a te. Sì, è stata una bellissima emozione, anche infatti sono qua da ieri sera e Finalmente l'Alba è un film che è in concorso qua a Venezia per la regia di Saverio Costanzo della Wild Side e ho partecipato anch'io, sono nel cast, ho il mio ruolo che aveva insomma la sua importanza e quindi sono stata fiera di esserne parte, fiera di essere presente ieri e ancora più fiera di essere qua oggi invece per la presentazione invece del nostro progetto che è appunto The Fake World, film di cui sono fiera, di cui sono veramente innamorata, un personaggio che amo tantissimo, soprattutto per il messaggio che stiamo dando, che stiamo lanciando. E, diciamo che cerchiamo un attimo di smuovere un pochino le coscienze e quindi niente, siamo esaltatissimi e aspettiamo febbraio, quindi a Berlino dai, ci siamo, non manca troppo. Cosa dobbiamo aspettarci in due parole da The Fake World e da Fabiola Morabito? Da Fabiola Morabito dovete aspettarvi un cambiamento radicale, diciamo, in questa Vanessa, che è il personaggio che interpreta, che ha comunque delle cose che possono essere un po', diciamo, somiglianti. Ho preso tanto da me, ecco. Da The Fake World e quindi da Vanessa stessa vi dovete aspettare di essere travolti, di essere sorpresi e di vedere dei cambiamenti anche di personalità, di una grande maturità in tutto il corso del film e soprattutto di riflettere, perché è un film che fa riflettere tantissimo, avrete molto da riflettere. The Fake World, prestissimo.